questo è Castel Sant'Angelo, un castello sul Lungotevere. Andateci di sera, al tramonto, in compagnia, meglio se in dolce compagnia. Se ci andate d'estate è ancora meglio, perché il ponentino vi darà pure una mano, con la dolce compagnia intendo. Oggi però non parliamo di venti, ma di aria, anzi, di aria cattiva. Parliamo di malaria. Spostiamoci verso il Santo Spirito, la parte vecchia, dove ho appuntamento con il dottor Pietro Alano per parlare appunto di malaria. Bene, ci troviamo qui con Pietro Alano. Molti di voi già lo conoscono, soprattutto quelli che mi seguono su Instagram. Pietro, di che cosa ti occupi? Allora, grazie intanto Alessandro. Il mio gruppo all'Istituto Superiore di Sanità si occupa da anni della trasmissione della malaria, di come il parassita malarico, il plasmodio, riesce a trasmettersi dall'uomo, quando è l'uomo infettato, alla zanzara Anopheles, che poi è il momento in cui si propaga su altre persone non infette. Che cos'è il World Malaria Day? Il World Malaria Day, guarda, è stato istituito nel 2007 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo 20 anni in cui la malaria era stata completamente ignorata. Tu conta che negli ultimi 20 anni, dal 2007, nessun paese fu certificato libero da malaria, e per dare un po' di impulso alla lotta alla malaria a livello globale si stabilì per il 25 aprile il World Malaria Day, che ogni anno ha una parola d'ordine. In questi anni è Zero Malaria Starts With Me, che sostanzialmente vuol dire che lo sforzo per combattere la malaria a livello globale deve essere preso individualmente da tutti, a tutti i livelli, in dovunque ti trovi sul pianeta, perché in realtà se c'è una malattia che non riesce a governare a livello planetario, e Covid ce l'ha dimostrato, siamo tutti a rischio prima o poi. Pietro, in parole povere, che cos'è la malaria? La malaria, guarda, è una malattia infettiva, è trasmessa da una zanzara infetta che inocula nella pelle degli sporozoiti, delle cellule singole che viaggiano nel fegato. Queste poi da lì escono e creano un disastro, moltiplicandosi in modo enorme nel sangue e portando a conseguenze, se non curate, fatali, per esempio coma cerebrale, perché si impacchettano i vasi sanguigni nel cervello, e altre anemie e altre patologie molto gravi. Il Santo Spirito è un ospedale che ha una storia tutta da raccontare sulla malaria. Pietro, mentre passeggiavamo, non si è risparmiato in aneddoti e racconti sul tema, di cui però parleremo in un altro video. Uno però, quello sul chinino, lo sentiamo adesso. L'ospedale è nato nel 1200, 1100 e qualche cosa, ma poi fu completamente ricostruito, e a questo poi si aggiunsero negli anni pezzi ulteriori. In fondo a questa corsia c'è tuttora la famosa spezieria, che era il luogo dove nel 1600, appena arrivarono le prime cortecce di cinciona, praticamente di questa pianta che curava la malaria, insomma, scoperta dagli indios e dagli spagnoli e portata in Europa per quello, qui in questa spezieria veniva tritata la corteccia, fatta la polvere, e veniva usata proprio in esperimenti veri e propri su chi nell'ospedale aveva le febbri, per capire quali febbri piuttosto che quali altre venivano abbattute dal chinino, da questa corteccia tritata, e si cominciò a capire un pochettino la patologia della malaria, come si poteva curarla. La malaria nell'immaginario comune è etichettata come un po' la tubercolosi, una malattia del passato. Sdoganiamo un attimo questa cosa. Assolutamente, no, intanto perché è del presente. Tu conta che oggi ogni anno di malaria muore circa 400.000 persone, se ne infettano ogni anno più di 200 milioni, 230 milioni nel 2019, di questi, soprattutto bambini sotto i 5 anni in Africa, ne muoiono oltre 400.000, quindi questo è oggi, è tutt'altro che una malattia del passato. Forse il fatto che sia una malattia del passato nell'immaginario comune è perché nel nostro paese non si sentono casi di malaria. Allora ho due domande qui. Innanzitutto, è vero che in Italia non ci sono casi di malaria, e eventualmente perché non ci sono casi di malaria? Allora, in Italia oggi in realtà ogni anno 800 persone più o meno sono curate per malaria negli ospedali italiani. È vero che sono per la stragrande maggioranza viaggiatori che, tornando dai paesi endemici,
sviluppano qui la malattia. Detto questo, però, ci sono anche casi che non sono stati completamente spiegati di malaria. A volte sono casi di nosocomiali, cioè di trasmissione all'interno degli ospedali, però fondamentalmente ci sono casi sempre crescenti di malaria così chiamata non da viaggiatori. Perché quindi nel nostro paese non c'è la malaria endemica? Oggi no, effettivamente. L'Italia da 50 anni è stata dichiarata libera da malaria dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo perché in realtà dall'inizio del 1900 iniziò una campagna avanzatissima, nazionale, che univa politica e scienza in modo molto avanzato e che riuscì in qualche modo a iniziare lo sforzo di educazione, salute pubblica, trattamento farmacologico e soprattutto trattamento della zanzara Anopheles locale, che ha portato lentamente, ci è voluto praticamente più di un secolo, a eliminare la malaria definitivamente. L'ultimo passaggio è stata la campagna con il DDT fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale, che diede il colpo finale alla trasmissione della malaria in Italia. È possibile un ritorno della malaria nel nostro paese o comunque in un paese che è riuscito a debellare la malaria? Possibilissimo, è successo. In Grecia nel 2011 ci sono stati dei focolai di malaria che fu sostenuta da zanzare locali. In Italia oggi ci sono ancora quasi tutti i vettori, le zanzare potenzialmente capaci di trasmetterla, e c'è una situazione che conosciamo tutti di cambiamenti climatici, di tropicalizzazione generale a livello planetario, che è assolutamente compatibile col fatto che possiamo tornare ad avere la malaria. Il fatto che sia scomparsa da 50 anni o poco più, dal punto di vista del tempo che la malaria ha inflitto sofferenze nel nostro paese, è praticamente nulla, e ci sono un sacco di casi di situazioni in cui, abbandonando il controllo e la lotta alla malaria, questa assolutamente ritorna. Prima hai nominato la Grecia. Come stanno messi i nostri vicini di casa, i nostri dirimpettai dal punto di vista geografico con questo flagello fondamentalmente? In realtà la Grecia è stato l'unico caso in cui c'è stata una trasmissione autoctona sostenuta da zanzare locali documentata negli ultimi anni. In Europa malaria da viaggiatori, simile a quegli 800 casi che vi raccontavo prima, ci sono circa 8.000 persone che ogni anno in Europa vengono curate per malaria. Dall'altra parte del Mediterraneo, guarda, il Marocco e nell'Algeria sono state dichiarate malaria free in realtà solamente pochi anni fa, quindi anche lì la situazione è migliorata, ma molto molto recentemente. L'Europa al momento è sostanzialmente la zona del mondo più libera da malaria. Sentendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pare che anche qui il Covid abbia rallentato di molti anni il punto in cui si era dichiarata la sconfitta finale nei confronti della malaria, e quindi c'è stato un colpo a fianco nei confronti della ricerca. Ma come siamo messi con la ricerca nei confronti della malaria? Procede la ricerca in generale, purtroppo, sulle malattie infettive, che vengono chiamate per qualche motivo della povertà, ma sono in realtà malattie dell'umanità, non guardano certo al censo, sono sempre piuttosto sottofinanziate rispetto a ricerche su, per esempio, cancro, piuttosto che ricerche su sindromi della terza età, della vecchiaia. Al momento le sfide principali sono il fatto che le ultime farmaci di ultima generazione, le artemisinine, hanno cominciato in Indocina a fallire il loro lavoro di combattere, di essere le front line, come vengono chiamate. Questo pone un enorme problema di trovare nuovi farmaci. Abbiamo recentemente, proprio l'altro giorno, la notizia di questo migliorato vaccino contro l'infezione da malaria, che in realtà però non è sostanzialmente diverso dal vaccino che è stato precedentemente provato in Africa, e questo è costruito meglio e ha un adiuvante diverso e permette in questa fase 2, in questa prima fase di sperimentazione, ma bisognerà aspettare la fase 3 e la fase 4, decisamente un'efficienza, una protezione migliore. Bisognerà vedere. Concludendo, è possibile immaginarci ad oggi un mondo libero dalla malaria? È una sfida enorme. Guarda, in realtà l'OMS si è dato un piano per cui nel 2030
L'idea è di eliminarla in 35 paesi, di abbassare mortalità e incidenza del 90% rispetto al 2015. La parola eradicazione, che vuol dire che sparisce proprio il parassita, come il vaiolo per essere chiari, gira nel contesto internazionale, è estremamente ambiziosa. Non ci sono ancora i fondi adeguati a quello che l'OMS stima necessario per arrivare a questo obiettivo. Io temo che sia un obiettivo che andrà molto più avanti, a parte i disastri causati anche da Covid, proprio perché intrinsecamente non è mai stata eradicata una malattia parassitaria nel nostro pianeta. I virus da questo punto di vista possono essere più semplici, però l'importante è questo, che pensare all'eradicazione, cioè pensare alla eliminazione, ha cambiato la testa di tanta gente, agenzie e ricercatori, e ci si è posto il problema non solo di curare chi l'ha presa, ma di impedire la trasmissione. E questo è stato lo shift proprio del paradigma fondamentale, e questo può essere una garanzia di successo per il futuro. E noi ce l'auguriamo. Grazie Pietro. Grazie a te. Come avete visto, parte dell'inquadratura non era ben fatta. Questo perché abbiamo dovuto rispettare una certa distanza, anche se eravamo all'aperto e anche se indossavamo le mascherine chirurgiche. Mi dispiace se dal punto di vista cinematografico non è stato molto elegante, ma a questi tempi si adattano. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanella, in modo che ogni volta che esce un video voi sarete comunque avvertiti. Condividete il video con amici, parenti, nemici, con chi vi pare, e soprattutto andate tra i commenti e scrivete chinino, e noi ci vediamo alla prossima.